Il dopolavoro ferroviario, il suo palazzo e la sua invenzione targata Mussolini, il domicilio assassino della casa da Cartagine ad oggi, le città sostenibili di Norman Foster, i programmi della Galleria Nazionale ed Emilio Isgrò con le sue cancellature, Auguste Rodin, la scultura e la Biennale di Venezia, Rachel Bespalov e l'attualità dei suoi scritti, passato, presente e futuro della democrazia, secondo Carlo Galli, Roma Papalina e la sua identità. Sono Giovanna Vernalecci e questo è In the Mood, Radio 21 Aprile Web, per iniziare la settimana con un pensiero diverso, a partire dalle pagine di cultura dei principali giornali italiani. Lunedì 29 gennaio 2024. Cominciamo questa settimana da quello che di solito tengo per ultimo, e cioè l'articolo di Fabio Isman, che dal Messaggero ci regala un'interessantissima passeggiata intorno a Villa Torlonia, alla scoperta della storia del palazzo del dopolavoro ferroviario, pensato nel 1925 ed inaugurato nel 1930 con un concerto di Pietro Mascagni. By the way, l'idea di costruire un'associazione con lo scopo di occuparsi del tempo libero dei lavoratori venne a Mussolini in persona, che cercava un modo per plasmare gli animi a quell'etica fascista che Mario Sironi voleva rappresentare con la pittura murale. L'opera nazionale Dopolavoro cambiò finalità e nome dopo la guerra, diventando l'ENAL, Ente Nazionale Assistenza Lavoratori. Tornando al palazzo e all'articolo di Isman, l'edificio aveva bar, ristoranti, spazi ricreativi, perfino un albergo. Oggi c'è il Teatro delle Muse e Isman ci racconta degli illustri che abitarono in zona: Fermi, Pirandello, Sarfatti e, certo non ultima, l'Associazione Sportiva Roma, che vi nacque nel 1927 dalla fusione con la Fortitudo. Molti, almeno tre, gli articoli sull'inserto del Corriere della Sera che hanno fatalmente attratto la mia attenzione. Riassumerli non è possibile, ma provo a dirti i punti salienti. Per il dibattito delle idee, la sezione che apre l'inserto, Donatella Puliga presenta il focus sul domicilio, letteralmente l'assassino della casa, sottolineando la distorsione del pensiero che esiste là, dove da un lato si vogliono difendere i confini della casa comune che è la nazione, rivestendo dunque l'idea di posto dove si abita di un'importanza anche psicologica e meritevole di tutela. Dall'altro si tollera, quando non si sostiene, la sistematica distruzione del luogo di abitazione dei popoli colpiti da guerre, appunto il domicilio. Da domus, casa, e da cedo, uccido. Pratica nota, peraltro, fin dai tempi più antichi, per permettere al vincitore di annientare il vinto ed educare i superstiti, ovviamente. Ne furono vittime illustri Cartagine nel 146 a.C. e Gerusalemme nel 70. Ma ce ne sono molti altri esempi in una storia maledettamente infinita che passa per Guernica nel 1937, Dresda nel 1945 ed arriva ai giorni nostri con Mariupol e Gaza. E anche qui questi sono solo nomi, alcuni tra molti, troppi, e troppo vicini al nostro oggi e al nostro domani. Un raggio di speranza nell'articolo di Norman Foster, che ci parla ancora di città, ma quelle cui il famoso architetto e progettista britannico dedicherà un corso di formazione che si terrà a Madrid per trasformarle in città sostenibili. Ora tocca ad Atene, Bilbao, San Marino, ma il neonato Norman Foster Institute, appunto con sede a Madrid, si propone di individuare un metodo esportabile in tutto il mondo. E last but not least, il programma di Cristiana Mazzantini, neodirettrice della Galleria Nazionale di Arte Moderna, che conferma la grande mostra sul futurismo, ideata dalla precedente direttrice Cristiana Collu, e lancia il format del Visiting Artist, come ci dice Paolo Conti, che l'ha intervistata un anno con un artista che racconterà se stesso, o stessa, speriamo, mediante mostre antologiche, laboratori, dialoghi, interviste, approfondimenti, insomma una direzione monografica che sembra non essere rivolta solo agli artisti viventi, dato che il programma vorrebbe riguardare anche autori dell'Ottocento e del primo Novecento.
vivente e vivace, è comunque l'artista che inaugurerà questo nuovo, diciamo così, corso Emilio Esgrò. Qui è dedicato l'articolo di Stefano Bucci, che con la sua intervista permette all'artista, nato a Barcellona di Pozzo di Gotto nel 1937, di spiegare le proprie celebri cancellature, interventi grafico-pittorici con i quali l'artista ricopre immagini e parole preesistenti. Tra le cancellature di Esgrò famose è quella sulle leggi razziali, ma anche e significativa quelle delle parole io ed io dal capitolo sulla monaca di Monza nei Promessi Sposi di Manzoni. Progetto dunque più ardito nella scelta dell'artista che nel format, sembra almeno sommessamente a me, ma certo si tratterà di vedere la sua realizzazione pratica. La scelta di uno degli articoli su Alias, la domenica del manifesto, è sempre davvero difficile, magari non sempre facilissimi da leggere, ma sempre veramente interessanti da volere metabolizzare, ma insomma uno bisogna sceglierlo e dato che sto studiando Medardo Rosso, che con lui, il protagonista di questo articolo, ebbe tanta relazione, ecco Tommaso Mozzati con il suo attraente titolo Polifonia Rodin, la scultura un problema. Anche se il libro recensito da Mozzati, La scultura, la Biennale di Venezia 1895-1914, Una presenza in ombra, autrice Cristina Beltrami, edizioni Zell, 40 euro il costo, anche se il libro, dicevo, non parla solamente né principalmente di Auguste Rodin, universalmente considerato il progenitore della scultura moderna. Il testo di Beltrami è in realtà, e come da titolo d'altronde, dedicato alla Biennale di Venezia. In modo assai preciso, con tutto quello di positivo e di negativo che ne consegue, parrebbe dalla recensione di Mozzati. Tuttavia, qualcosa di Rodin e della sua sfida con il passato, deliberato o no, non so ancora dirti, non l'ho studiato a sufficienza, lo dice l'articolo, che sottolinea la scrittura chiaramente avanguardista di Rodin, il suo essere costante presenza con le sue opere alla Biennale, il confronto con Pietro Canonica, che nel 1909 alla Biennale inviò il suo Abisso, secondo me per quel che vale il suo capolavoro lo trovi al Museo Pietro Canonica Villa Borghese, e anche nel 1914 il Contraltare di Medardo Rosso, che Mozzati legge come alfiere di una via alternativa. Ed ho anche scoperto, grazie a questo scritto, che Rodin fu il primo scultore, o fra i primi, Mozzati usa il condizionale, ad inventarsi una sorta di installazione, richiedendo che la sua mano di Dio fosse accompagnata da due sgabelli, il cui scopo era permettere agli spettatori due diversi punti di vista dell'opera. Passiamo a Robinson, pagina 19, Nadia Fusini la firma, Raquel Bespalov, l'autrice del libro presentato, La sfida della libertà, Gli americani 1943-1949, Castelvecchi, 35 euro. Nata nel 1985 a Kiev, o in Bulgaria si legge altrove, i genitori comunque sicuramente ebrei ucraini, cresciuta a Ginevra, sbarcata a Parigi da dove è costretta a fuggire dal collaborazionismo con i nazisti di Petain, si sposta negli Stati Uniti nel 1943. Filosofa e musicista, compose appunto negli Stati Uniti, dove sarebbe morta suicida nel 1949, una serie di inni. Un modo per esprimere il suo pensiero, fatto di mente e di cuore, e costruito, dice Fusini, sempre in dialogo. Quella di Bespalov è una riflessione continua sulla verità, quasi mai a fianco della politica, sulla riconciliazione, possibile perfino dopo una morte inflitta, sull'onestà necessaria e sull'idea che la guerra sia una malattia. Pensiero che vorremmo poter relegare alla filosofia sul passato, ma che il presente invece ci sbatte in faccia con il quotidiano ogni giorno. E ancora da Robinson un intramuscolo, come diceva Maurizio Costanzo, per la segnalazione di un libro di cui abbiamo già parlato un paio di mesi fa. Su Robinson ne parla questa settimana Maurizio Cucchi. Il libro ha un titolo che a me piace molto, anche musicalmente parlando, Alzarsi presto, il libro dei funghi e di mio fratello. L'autore è Sandro Campani, edizioni Einaudi, 16 euro. Ed è il racconto di un rapporto confronto tra il mondo urbano e quello dell'Appennino tosco-emiliano.
A 3 anni dal romanzo I passi nel bosco, Sandro Campani ritorna sul suo territorio con un libro decisamente felice e fuori genere, per un viaggio tra sentimento familiare e ricerca, tra affetti e scoperta di una realtà minima. Queste le parole di Cucchi. Io ho segnato entrambi i titoli nella mia lista dei desideri. E per finire, due segnalazioni brevi della Domenica del Sole 24 Ore, pagina 7, Pietro del Soldà, per presentare un libro di Carlo Galli dal titolo Democrazia, ultimo atto, e in Audi 15 euro. Anche se non amo gli horror, anche questo finisce nella lista dei non voglio proprio perderli, perché a quel che ne dice del Soldà, e come ci si può aspettare da un filosofo e politologo del calibro di Carlo Galli, è un libro chiaro, capace di ripercorrere la storia di questa forma di vita sociale, ma anche di risvegliare, richiamandone fortemente la necessità, all'azione contro il ripiegamento su se stessi che sembra essere diventato lo sport mondiale, almeno in Occidente e nei paesi occidentalmente valutabili. L'altra segnalazione che ti faccio è di un libro che sicuramente non comprerò perché è in inglese, costa 135 euro, ma che mi auguro possa arrivare in Italia in versione più raggiungibile sotto entrambi gli aspetti. Si tratta di un libro scritto da due studiosi italiane, Marina Formica e Donatella Strangio, Resilience in Papal Rome e Cities Response to Crisis, Palgrave Macmillan Editore, e ce ne parla Luigi Mascini Migliorini, spiegandoci che il tema è l'identità di Roma, quella papalina, tra il Concilio di Trento e la caduta dello Stato Pontificio. Una ricerca affascinante, speriamo che l'edizione italiana, pare in preparazione, abbia un costo abbordabile anche da noi umani. Sono Giovanna Vennareci e questo era In The Mood, Radio 21 Aprile Web, per iniziare la settimana con un pensiero diverso, a partire dalle pagine di cultura dei principali giornali italiani. Edizione, diciamo così, di lunedì 29 gennaio 2024. I libri e gli articoli citati sono indicati in sinossi e la musica è sotto licenza Artlist Io.